Ciao ragazze, allora questo è un video della serie Parliamone e l'argomento che vorrei toccare oggi è la vita da single. Appunto, praticamente era da un po' che volevo fare questo video e quindi non mi sono preparata niente veramente su quello che voglio dire, perché voglio che sia un video così fatto di getto e voglio parlarvi come se fosse insomma una mia amica a cui magari do qualche consiglio, perché da quando mi sono lasciata con Neil mi sono arrivati, a parte tutti i vostri commenti veramente dolcissimi e bellissimi, che è stato come avere una grandissima famiglia accanto ad aiutarmi. A parte questo, che veramente vi sarò grata per sempre per il vostro affetto, ma mi sono arrivati anche dei messaggi che non erano necessariamente negativi, anzi c'erano tutte le più buone intenzioni dietro, però mi hanno fatto pensare e appunto mi è venuta l'idea per questo video, perché molti, cioè alcuni dei messaggi dicevano cose tipo: cavolo, mi dispiace, adesso sei sola, come farai senza Neil? Perché naturalmente appunto erano comunque commenti positivi e tutto, però mi è venuta l'idea per questo video, perché molto spesso si tende a pensare che se un uomo vive da solo è da solo, ok, se una donna dopo una relazione è da sola, rimane da sola, poverina. E siccome io sono una donna, anzi almeno mi reputo una persona molto forte, con un carattere forte, e quindi non ho mai, cioè non ho avuto paura di vivere da sola, di restare sola, ma mi rendo conto che per alcune ragazze può essere così. E poi mi sono resa conto che molte ragazze, perché altri messaggi che mi arrivavano dicevano cose del tipo: non ti preoccupare che troverai presto qualcun altro, non ti preoccupare che presto, tu sei una bellissima ragazza, presto, ma... E quindi io ringrazio anche chi mi ha scritto queste cose, che erano tutte dettate dalla buona fede e mi hanno fatto sempre piacere, insomma sono sempre incoraggiamenti positivi. Però appunto mi è venuto a... ha fatto pensare tutto ciò e mi sono detta: cavolo, perché un ragazzo va bene se magari vive da solo, nel senso nessuno gli dirà non ti preoccupare, sei da solo, poverino, mentre ad una ragazza viene detto non ti preoccupare, presto troverai qualcun altro, come se noi donne avessimo per forza bisogno di avere qualcuno accanto. È certo che avere qualcuno vicino è la cosa più bella del mondo, eccetera eccetera, però credo che ci siano anche dei momenti in cui abbiamo bisogno di una nostra indipendenza, di stare da sole, vivere da sole. È una cosa che mi sta insegnando un sacco, vivere da sola, è una cosa che, o è comunque la vita da single, ti insegna ad essere più indipendente, ti insegna a non aver bisogno di nessuno, perché ce la puoi fare benissimo da sola, e tutto quello che magari per cui avevi bisogno dell'altra persona ti rendi conto che comunque sei capace, lo fai da sola, e anzi questo a lungo andare ti porta ad una consapevolezza, nel senso che sei consapevole di poter vivere e di riuscire a fare tutto quello che facevi prima anche da sola. E vorrei che passasse questo messaggio, vorrei che passasse questa mia forza e questa mia indipendenza, per farvi capire che non sempre quando una storia finisce, certo che naturalmente è un periodo delicato, difficile, eccetera, ma... e non voglio parlare della mia storia o di una storia in particolare, però è il messaggio che appunto voglio far passare, proprio questo, nel senso: si sta bene anche da soli, serve il tempo in cui stiamo da soli per conoscerci meglio, perché io credo profondamente che se non stai bene con te stesso, prima di tutto, non puoi stare bene con gli altri. Devi essere capace di stare bene e di essere sereno e di essere serena in silenzio, senza nessuno attorno. E questo secondo me dimostra molta molta forza. Ad esempio, tempo fa avevo paura a viaggiare da sola, avevo paura a stare negli aeroporti, cioè non negli aeroporti, negli hotel, a passare magari una notte in hotel da sola. Non è che ero terrorizzata, non è che fossi appunto terrorizzato in chissà quale panico, però sicuramente non era una sensazione che mi piaceva. Adesso invece, per esempio, andare in un hotel, passo qualche ora a coccolarmi, mi godo il tempo da sola, e so che ci sono alcune ragazze che non riescono a stare da sole, sia per quanto riguarda lo shopping, anche andare in centro a fare qualche compra da sole non ci vanno, e io vorrei incoraggiarvi invece a farlo, perché se vi abituate a stare da sole, e a stare da sole, cioè è un po' brutta come parola, ma se vi abituate a stare con voi stesse senza aver bisogno di nessuno, vi garantisco che uscirete molto molto più forti. E ad un mio incontro, mi sembra quello di Firenze, una ragazza è venuta da me e mi fa: guarda, ho dei... questo non c'entra con una storia d'amore, ma lei aveva dei problemi a scuola perché era presa di mira dai ragazzi a scuola e non aveva amiche a cui aggrapparsi o a cui comunque chiedere una mano.
E quello che mi è venuto di dirle è: tenta di tirare fuori la forza che hai, perché alla fin fine non hai, non so se questo glielo ho detto, ma non hai bisogno di nessun altro se non di te stessa. Cioè la forza ognuno di noi la deve trovare dentro se stesso, dentro noi stessi la dobbiamo trovare, e solo dopo, secondo me, possiamo pensare di stare bene con un'altra persona o comunque di crescere, eccetera. Questa ragazza sarà stata alle superiori. E un'altra cosa, secondo me, che è importante, sempre ricollegata al fatto che non bisogna aver paura magari di restare da soli dopo una lunga storia, una lunga convivenza, eccetera, è perché appunto imparando a conoscerti meglio, almeno così è stato per me, insomma, pare strano, ma se vivi per un po' da solo ti conosci meglio. Impari, se non altro, a conoscerti sempre meglio, e secondo me è importante anche per le relazioni future, perché questo ti prepara ad una relazione futura, nel senso che sai, sai esattamente quello che sei disposto ad accettare in una prossima relazione e quello che non sei disposto ad accettare. Hai del tempo per pensarci, pensare alla persona che sei e sapere esattamente cosa vuoi da un'altra relazione o da un'altra storia. Lo so che suona strano sentirmelo dire, ma vi assicuro che un sacco di messaggi mi dicevano: adesso come farai, sei da sola, mi dispiace, cioè sto male per te, appunto mi fa piacere, però voglio che vi arrivi questo messaggio, che se dovesse, se qualsiasi ragazza dietro questo schermo si è appena lasciata o adesso vive da sola, non convive più, mi raccomando, la forza dovete trovarla in voi stesse e cercate di essere felici magari di questo passaggio e del fatto che magari in futuro vi arriverà qualcosa ancora di più bello, credetemi. Quindi cercate appunto di prendervi un po' di tempo per coccolarvi, per pensare a voi stessa, a quello che volete. Io in questo mi rivedo molto, tipo in Taylor Swift. Lei ne parla molto, molto spesso, e anche lei vuole far passare questo messaggio, insomma, che bisogna essere delle donne indipendenti e non aver per forza bisogno di qualcuno, perché veramente non abbiamo bisogno di nessuno, e naturalmente gli affetti, la famiglia, gli amici ti aiutano in un periodo del genere, però quello che ha aiutato molto molto me è stato anche stare da sola, vi devo dire la verità. Quindi so che magari, ecco, questa mia esperienza, chiamiamola così, può aiutare anche voi. Questo per dirvi un po' che per la felicità, per essere felici, non dovete aver per forza bisogno di qualcuno, non dovete dipendere da nessuno per essere felici, sto impaperando di brutto, non dovete dipendere da nessuno per essere felici, la vostra felicità non dipende da nessuno se non da voi stesse, quindi dovete prima essere in grado, essere in grado prima di essere felici da sole, e poi, secondo me, almeno secondo me, potete essere felici con qualcun altro. E quindi ragazze, spero che questo mio discorso vaneggiante, insomma, abbia avuto un senso. Mi piacerebbe molto vedere un dibattito, qualche discorso sull'argomento qui nei commenti, magari mi dite se vi è successa la stessa cosa, se anche voi avete scoperto, insomma, dopo una relazione vi siete ritrovate più forti, più indipendenti, insomma, e oppure se, insomma, siete magari in una situazione un po' triste. Spero che questo video vi abbia aiutato. Quindi questo è tutto, e spero tra l'altro che, una cosa che mi sono dimenticata di dire, che se noi siamo forti, indipendenti, siamo appunto delle donne con le bip, tra virgolette, insegneremo anche alle nostre figlie di esserlo, e quindi cresceremo delle figlie forti, indipendenti, che non saranno disposte ad accettare appunto magari storie d'amore che non le soddisferanno. Quindi non lo so, questo è un po' un pensiero, appunto, ho voluto parlarvi così, faccia a faccia, face to face, senza prepararmi nessun discorso, quindi insomma spero che abbia avuto un senso il tutto, ma era un video veramente che ci tenevo a fare. Quindi lasciatemi appunto nei commenti tutti i vostri pensieri, se vi piace questa tipologia di video parliamone, così ne farò altri naturalmente. Un bacio grandissimo, un abbraccio mega, e ciao, alla prossima. Stavo quasi per dimenticarmene, ma prima di salutarvi volevo annunciarvi, se ancora non lo sapete, insomma, sto cercando di dirvelo un po' ovunque perché sono troppo fiera di questo mio libro. È uscito il mio libro con Rizzoli, questa è la copertina, fronte retro, un sacco di consigli sul mondo beauty, make-up, naturalmente, moda, i miei consigli personali, quelli che darei a un'amica e quelli che mi chiedete sempre, ma poi ci sono anche tipo
tutte le risposte a tutte le domande che mi avete mai fatto su YouTube, perché me le segnavo tutte, quindi ho inserito tutto qua. Poi c'è tutto sulla mia vita, sul mio lavoro, sul mondo di vlogger, youtuber, insomma c'è veramente tutto, praticamente tutta la mia vita, tutti i miei consigli, sapete tutto, tipo se avete questo libro, se prendete questo libro. E quindi sì, si trova in tutte le librerie, su Amazon, vi metterò il link per l'acquisto qua sotto se volete acquistarlo, ordinarlo. E quindi io e la mia creatura, il mio libro, vi salutiamo, a presto, ciao!